Sto facendo il lavoro più bello del mondo perché fare il sindaco è veramente molto bello. È stato un anno e mezzo, due anni e mezzo difficili, soprattutto per l'anno e mezzo, quasi due, di pandemia. Più che il sindaco ho dovuto fare lo psicologo con tanta gente che stava male. E la priorità in assoluto adesso per la nostra amministrazione è assumere personale perché veramente siamo risgoccioli, mancano i servizi, soprattutto dobbiamo cercare di risolvere questo problema. Allora, il personale c'è bisogno in tutti gli uffici. Io, essendo assessore ai lavori pubblici, vedo il mio ufficio tecnico veramente spogliato. Da sei persone che eravamo, sono rimaste in tre. L'ufficio tributi sono andati in pensione due, di cui una è stata spostata a capo ragioniera, quindi c'è bisogno di personale. Soprattutto l'ufficio tributi, che è quell'ufficio in cui porta i soldi nelle casse del comune. L'anagrafe manca un responsabile, un D che possa firmare i decreti, firmare tutto. L'urbanistica sono molto in ritardo, soprattutto per i protocolli e per il 110, che adesso c'è molto lavoro. Non si può dire dove manca un po' dappertutto, perché è veramente necessario investire su nuovo personale, perché sennò i servizi sono sempre più carenti. Ci sarà margine su qualche ufficio per intervenire nel 2022? Sì, con i conti fatti sia dall'assessore Pozzi che dall'ufficio personale dovremmo riuscire ad assumere dalle 6-8 persone. L'unico nostro problema è che poi altri ne andranno in pensione. Tanti comuni hanno il nostro problema, ma il nostro problema è che abbiamo i pensionamenti che questi ci penalizzano tantissimo. Sì, non solo è rientrato, ma secondo me non c'è stato mai nessun attrito, nel senso anche che nelle migliori famiglie si può discutere, si può litigare, ma dopo il temporale torna il ciel sereno. Qualcuno ha avuto qualche opinione diversa e ha ritenuto giusto manifestarla in consiglio comunale, ma la maggioranza, posso dire con certezza e fermezza, che è compatta e si va avanti compatta. Allora, Palestra di Via Borsi ormai ci siamo, i lavori partiranno entro la fine di gennaio. Abbiamo avuto un grosso contributo da parte dello Stato di 2.280.000 euro, di cui noi abbiamo aggiunto 1.100.000 del nostro avanzo per poterla completare. Al mese di luglio si è aperto il cantiere e è stato fatto il subappalto degli scavi. Guarda, i tempi saranno sull'anno, un anno e mezzo, perché la ditta ha 433 giorni dall'apertura del cantiere, dalla firma del contratto, a completare l'opera. Ci siamo, è un'opera di cui i cittadini di Samarate aspettano da tempo e speriamo di finirla al più presto. Nel 2022 inizieranno, appena il tempo lo permetterà, i primi dossi, diciamo, sulle vie principali veloci, tipo Leonardo da Vinci, di cui ci saranno tre incroci con delle piattaforme rialzate per rallentare il traffico. La piazza Italia l'abbiamo conclusa con il primo lotto, cercheremo di renderla ancora migliore con un secondo lotto appena il bilancio ce lo consente. La Piazza Italia è dal 2005 che io sono in amministrazione da consigliere comunale, tante amministrazioni ne hanno parlato. Però alla fine, piaccia o non piaccia, questa amministrazione è riuscita a fare qualcosa di diverso, è riuscita veramente a renderla migliore e più bella. Abbiamo partecipato al bando di Regione Lombardia per la rigenerazione urbana, per la costruzione e realizzazione della nuova palazzina dell'ufficio tecnico qua dietro Casa Mauri. Era un nostro obiettivo della campagna elettorale, rendere gli uffici comunali tutti in un unico luogo, infatti l'avevamo chiamata la cittadella comunale. Abbiamo chiesto un contributo di 500.000 euro, mettendo noi 200.000 euro del nostro avanzo di amministrazione. Stiamo aspettando la risposta di Regione Lombardia per sapere se siamo finanziati sì o no. Se dovessimo essere finanziati, entro fine mandato sarà costruita questa palazzina, così riusciamo a liberare la sala convegni, dove c'è attualmente l'ufficio tecnico, spostarla di qui e rendere la sala convegni idonea anche per i consigli comunali e per anche eventi culturali per tutta la cittadinanza.